Bentornati nella cucina natalizia del Club delle Ricette. Oggi impareremo a preparare una millefoglie di pera e brie spettacolare come antipasto per la cena di Natale, della vigilia o magari per il pranzo natalizio. Scopriamo insieme come prepararla. Per preparare la nostra millefoglie salata di pere e brie, iniziamo con un bel foglio di pasta sfoglia, possibilmente rettangolare, e andiamo a bucherellarlo perché non vogliamo che si gonfi in cottura. Una volta bucherellato tutto, con un copapasta rettangolare andiamo a ricavare quelli che diventeranno poi le nostre varie strati della millefoglie. Andiamo a posizionare i nostri quadratini su una teglia ricoperta da carta forno e andiamo a posizionare i nostri quadratini. Bucherelliamo ancora se vediamo che i fori sono troppo pochi, perché proprio non vogliamo che si gonfi in cottura, e andiamo a mettere in forno a 200 gradi solamente per 5 minuti. Dobbiamo fare una precottura. Mentre la nostra pasta sfoglia va in precottura, prendiamo il nostro brie e lo tagliamo a fette. Ecco fatto. Ecco come deve apparire la vostra pasta sfoglia nella precottura. Come vedete, non si sono alzate di molto, anzi alcune anche di niente. Le facciamo raffreddare un attimino e nel mentre prepariamo le pere. Una pera e iniziamo a sbucciarla. Iniziamo a tagliare a rondelle, come abbiamo fatto con il brie, le nostre pere. Con l'aiuto di un coltello andiamo a togliere la parte centrale della pera. Ecco fatto, così deve risultare. E poi il finale della pera, il torso praticamente è inesistente, quindi anche qua possiamo tenerlo perché non crea nessun problema. Riprendiamo le nostre basi per la sfoglia. Riprendiamo anche, stavo dimenticando, il nostro brie e iniziamo a collocare, a creare proprio le nostre sfoglie. Quindi mettiamo una fetta di brie e così a completare il primo strato. Andiamo poi a mettere una fetta di pera, ok. Richiudiamo e andiamo ad ultimare la cottura in forno, sempre a 200 gradi, per altri 5-10 minuti. E dopo 5-10 minuti, ecco qua la nostra millefoglie. Un po' di brie è scappato, ma non preoccupatevi, ne abbiamo tanto altro. Andiamo ad impiattarla e vi faccio vedere come terminare questo piatto. Allora, prendiamo la nostra millefoglie, guardate il brie come fonde, è bellissimo. Prendiamo un po' di miele, mettiamo qualche spruzza, proprio una spruzzatina.
Che dire, un mix di sapori davvero azzeccato per un antipasto specialissimo, una mille foglie salata, pere e brie. Guardate, io vi posso dire che di sicuro il successo è garantito. Detto ciò, like al video se vi è piaciuta la ricetta e non dimenticatevi di seguirci sia sul nostro canale YouTube che sul nostro account Instagram. Alla prossima ricetta!